Bentrovati con Puglia Verde, una puntata speciale, quella di oggi, interamente dedicata a Vini Italy, il salone internazionale dei vini e dei distillati. Business, internazionalizzazione e posizionamento, le tre direttrici dell'evento che rappresenta un appuntamento irrinunciabile per espositori, addetti ai lavori e wine lovers. Oltre 100.000 metri quadrati di superficie espositiva netta tra padiglioni fissi e tensostrutture, più di 4.000 aziende provenienti non solo dall'Italia ma da altre 30 nazioni e più di 100 top buyer selezionati provenienti da 68 paesi. Sono solo alcuni dei numeri di una manifestazione che rappresenta uno dei momenti dell'eccellenza dell'agroalimentare italiano. Dall'analisi presentata da Unione Italiana Vini emerge che l'industria vinicola italiana vale 31,3 miliardi di euro, impegnando 530.000 aziende per circa 870.000 addetti. Numeri che pongono il settore nel 2022 con 7,4 miliardi di euro di esportazioni nette al primo posto per livello del saldo commerciale su oltre 40 settori rappresentativi delle cosiddette 4A. Vino e non solo. A completare l'offerta della manifestazione all'interno del quartiere fieristico, i due saloni professionali Enolitec, dedicato alle tecnologie per la produzione di vino, olio e birra, e Sole Agrifood, il salone internazionale dedicato all'agroalimentare di qualità. Fuori fiera poi gli immancabili appuntamenti con Vinitaly and the City. Tra le regioni protagoniste dell'edizione 2023 di Vinitaly, la Puglia, che ha accolto nel padiglione 11 di Verona Fiere stampa e addetti ai lavori, una vetrina imprescindibile non soltanto per le realtà vitivinicole del territorio ma anche per l'ampia e qualificata offerta della regione, che ha promosso nella 4 giorni scaligera il comparto vitivinicolo. Ricchezza, qualità e biodiversità del territorio sono solo alcuni degli asset della Puglia e del vino che nella 4 giorni che ha portato a Verona gli attori protagonisti del settore a livello internazionale ha fortificato il percorso di promozione qualitativa intrapreso negli ultimi anni. Viaggio virtuale dal Gargano al Salento, quello offerto dalle 115 aziende ospitate nel padiglione 11 del quartiere fieristico di Verona. A raccontare le eccellenze pugliesi, i produttori vitivinicoli, che con passione e dedizione riescono a racchiudere in un bicchiere la storia, l'identità e la terra di Puglia. Al fianco delle realtà produttive, la Regione Puglia, che ha organizzato diverse attività in collaborazione con Union Camere Puglia, dedicate alla valorizzazione del sistema vitivinicolo regionale. Anche quest'anno la Puglia apre le sue cantine a Vinitaly 2023. Numerose le cantine presenti, ben 115, con i prodotti d'eccellenza, con il nostro vino che ormai fa scuola in tutto il mondo e con le numerose attività che si alterneranno nell'area istituzionale.
protagonisti indiscussi i vini pugliesi, sorsi che parlano di terra e di sole, degustati nell'enoteca regionale. Bianchi, rossi, rosati, migliaia i visitatori che hanno potuto conoscere il mondo della Puglia enoica attraverso le degustazioni e wine talk organizzati dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia. Ci sono i nostri cavalli di battaglia che sono ormai sicuro ingresso nella nostra regione, i classici, quindi il Primitivo, il Negramaro, l'Uva di Troia, il Susumaniello, tutti quanti con un trend in ascesa, ma non solo quelli, abbiamo anche fatto degustare questi vitigni tra virgolette minori, queste nuove riscoperte come il Marasco ad esempio. Questi sono i vitigni che sono anche andati molto bene perché le persone li hanno apprezzati parecchio. Mi sembra che ho imparato un casino di questi vini nuovi, bianchi, rosati, che non ho mai visto lì in America. Sono proprio ottimi, sono bellissimi. Qualche vitigno in particolare? La Vernecca, non ho mai assaggiato quel vitigno in vita mia, buonissimo. Io ho assaggiato il Bombino Bianco, conoscevo soltanto la versione del Bombino Nero. Le è piaciuto? Sì, molto interessante, molto fresco, fruttato e di una buona beva. La Puglia è stata una bella scoperta, i profumi sono meravigliosi. Tra le novità dell'Enoteca regionale, i Green Wine di Puglia, vini prodotti da aziende attente alla sostenibilità e al rispetto della natura. Eccellenze frutto dell'impegno costante degli interpreti del mondo del vino che anche quest'anno nell'ambito della manifestazione hanno ricevuto il premio Angelo Betti, benemeriti della vitivinicoltura italiana, istituito 50 anni fa dal padre fondatore del Vinitaly, a essere premiato per la Regione Puglia Antonio Michele Coppi. Un riconoscimento appunto come di consueto che le è stato dato dalla Regione Puglia, frutto di una intera vita dedicata a questo settore. Certamente, sono passati in effetti 50 anni di professione. I terreni li abbiamo rivoluzionati, abbiamo sostituito le vecchie barbatelle, le attuali, i primitivi, il Negramaro. Sono nati i consorzi, il DOC Giove del Colle in particolar modo, e tutte queste nuove attività che non fanno altro che attirare i turisti in Puglia. Attenzione riservata anche alle scuole enotecniche di Puglia che a Vinitaly hanno presentato la qualità e le proprietà di vini e vitigni. Tante le novità messe in campo dalla Regione Puglia nella 55esima edizione di Vinitaly, a partire dallo spazio riservato al business, in una regione in cui il comparto vitivinicolo rappresenta un settore in costante espansione. Secondo i dati provvisori elaborati dall'Ufficio Studi di Unioncamere Puglia, nel 2022 il valore di prodotto esportato dalla regione nel mondo è stato pari a oltre 246 milioni e mezzo di euro, vale a dire oltre 30 milioni in più rispetto al 2021. Nella seconda giornata del Salone dei Vini e dei Distillati, 50 aziende regionali hanno potuto incontrare 15 buyer internazionali in uno speciale B2B promosso dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia. Quest'anno un altro dei punti innovativi è stato proprio il contatto mediante il B2B di una società specializzata nell'individuazione di buyer internazionali che abbiamo messo a disposizione dei produttori pugliesi con l'aiuto prezioso di Unioncamere che ci supporta sempre nelle azioni di partecipazione alle fiere mediante un accordo che abbiamo stipulato che ci consente azioni concertate. Le risultanze di questo B2B sono state abbastanza soddisfacenti da un primo acchito, lo vedremo nei prossimi mesi. E noi come boutique stiamo scoprendo la Puglia adesso, anche grazie a questo networking, è stato un bel riscontro. Ma a differenza del Primitivo Negramaro, penso tutto il mondo conosce queste uve, ma Nero Trattoria è Bombino, sì, prima assaggiare Bombino Bianco, molto molto buono.
diversi gli incontri organizzati nelle aree dedicate, a partire dalla presentazione del distretto del vino di qualità. Parola d'ordine, aggregazione. L'obiettivo è quello di mettere a sistema tutte le possibilità legate innanzitutto alla ricerca delle risorse economiche, perché tutti, dai piccoli ai medi e grandi produttori di Puglia, possano oggi essere performanti sulle più importanti aree tematiche dello sviluppo progettuale di questo distretto, che sono sicuramente la formazione, sicuramente la promozione, sicuramente la sostenibilità, ma soprattutto un focus preciso sulle esigenze e le necessità di tutte le aziende di Puglia. Vino e non solo, presentato in occasione di Vinitaly, il nuovo portale regionale dedicato all'agroalimentare pugliese. Le azioni per la pubblicizzazione del portale sono partite l'anno scorso mediante la presentazione, sempre qui a Vinitaly, del portale del vino, che ha prodotto dei buoni risultati. Quest'anno abbiamo avviato le attività per il portale dell'olio, quindi con la stessa modalità precedente, stiamo mappando le aziende del territorio che intendono presentarsi con questo portale, e la prossima tappa sarà valorizzare, sempre mediante un'altra sezione, l'ortofrutta del nostro territorio, in modo tale da completare quella che è la filiera di tutti i nostri prodotti agroalimentari. Promozione a tutto tondo a Verona per la Regione Puglia in occasione del Vinitaly. Valorizzate le eccellenze del territorio dentro e fuori salone. Una Puglia in grado di attivare tutti i sensi, quella che ha conquistato migliaia di visitatori che hanno affollato lo stand della regione. I sapori e i colori della Puglia enoica sono stati esaltati nell'angolo più goloso dell'area espositiva, quello dedicato agli show cooking. Protagonista dei 4 appuntamenti quotidiani, l'inconfondibile gusto della tradizione culinaria pugliese. Sono 16 appuntamenti in 4 giorni, dove l'obiettivo è quello appunto di valorizzare tutta la Regione Puglia, quindi andando alla ricerca di quelle che sono le peculiarità della nostra regione, quindi da Gargano fino al Salento. 4 appuntamenti al giorno in abbinamento a vini della Regione Puglia, oli della Regione Puglia e prodotti, diciamo, selezionati, scegliendoli, diciamo, in base a quelle che sono le qualità riconosciute, e quindi abbiamo diversissimi prodotti. Una connessione imprescindibile, quella tra gusto, vino e tradizione, che ha pacificamente invaso le vie del centro di Verona con 2 eventi fuori salone per attivare nuovi meccanismi di riconoscibilità della Puglia vitivinicola. Un modo diverso, appunto, e molto efficace per cercare di coinvolgere la cittadinanza di Verona e i numerosi turisti e avventori che appunto arrivano a Verona per questo evento internazionale, appunto convogliarli in serata attraverso questi 2 fuori salone. Vini in Puglia, a cura della Fondazione Italiana Sommelier Puglia, il primo di 2 appuntamenti tenutosi presso la Casa Museo di Palazzo Maffei. Un invito alla degustazione d'eccellenza per raccontare a buyer, giornalisti e wine lovers i vini di Puglia. Palazzo Maffei, gioiello di epoca seicentesca, ha colto le eccellenze agroalimentari pugliesi in una panoramica di degustazione con un'ampia selezione di oli extravergine di oliva, di vini del Movimento Turismo del Vino Puglia e prodotti tipici a cura del Mercatino del Gusto. Tutti sulle tracce di vitigni autoctoni pugliesi nella caccia ai tesori organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia nel cuore di Verona. Un modo diverso per promuovere la Puglia del gusto al centro della serata organizzata al Crown Plaza Hotel, la vigna e l'uliveto di Puglia. Una manifestazione che ha permesso di valorizzare i vitigni autoctoni regionali, da quelli più famosi a quelli in ascesa e le loro espressioni.
Nell'occasione celebrati anche gli Oli Evo di Puglia. Un successo annunciato, quello della Puglia del vino alla 55esima edizione di Vinitaly. Un settore in costante crescita che punta sulla qualità per attrarre un pubblico sempre più ampio. Indubbiamente è stata una edizione frizzante che ha consentito di rappresentare la Puglia in un modo correlato alla crescita che la vendita dei nostri prodotti sta avendo in questo momento. Noi abbiamo profuso molto impegno come Dipartimento nelle attività di promozione del vino, di rete con i produttori, e credo che queste giornate abbiano avuto comunque un esito positivo. A giocare un ruolo di primo piano nella promozione e valorizzazione dei vini pugliesi, l'Associazione Italiana Sommelier Puglia, che grazie ad attività realizzate non soltanto all'interno del quartiere fieristico, ma anche e soprattutto fuori fiera, hanno permesso a un ampio pubblico di conoscere le tante sfaccettature del mondo vitivinicolo pugliese. L'attività di divulgazione della cultura del vino, portata innanzi quotidianamente dagli esperti dell'Associazione Italiana Sommelier Puglia, ha permesso di far conoscere ad addetti ai lavori, stampa, ma anche al grande pubblico, a Verona, in occasione di Vinitaly, due simboli della grande biodiversità della regione, la vigna e l'uliveto. I vitigni autoctoni e le cultivar da cui prendono vita le denominazioni olearie di origine protetta più importanti della regione sono stati protagonisti di uno speciale fuorisalone coordinato da AES Puglia e promosso dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia. Partner dell'iniziativa, Assoenologi, Confcooperative e Donne del Vino Puglia è Colto e Mangiato. È un segnale importante per la regione. La collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e i produttori per portare un po' più in alto e soprattutto accendere un po' i fari su quelli che sono le nostre nuove produzioni. Quest'anno alcune novità ci sono al Vinitaly da parte dei produttori, davvero uno sforzo encomiabile che gli va riconosciuto dal punto di vista produttivo e anche qualitativo. La parte gli oli che abbiamo degustato quest'anno, davvero qualcosa di nuovo. Ci sono nuovi giovani produttori che si sono cimentati a produrre, quindi una spinta, un nostro aiuto ai giovani agricoltori che si cimentano nel mondo sia olivicolo che vinicolo. Diversi momenti dell'iniziativa che ha preso il via con una speciale caccia al tesoro. Sulle tracce dei vitigni autoctoni pugliesi, nelle vie del centro di Verona, giornalisti e influencer. L'importante è partecipare. Sì, assolutamente, sono arrivata ultima, però sono soddisfatta perché ho almeno riconosciuto alla cieca le differenze tra il primitivo di Manduria e quello di Gioia del Colle. E è stato molto bello scoprire quelle che sono le connessioni tra la città di Verona e la regione Puglia. Alla fine della tappa sono arrivata prima, ma un mio concorrente all'ultimo mi ha battuto perché è stato più furbo di me, perché dovevamo fare una cosa che fanno in Puglia con l'acqua, l'olio e il sale per levare il malocchio. Allora io cosa ho fatto? Sono andata in un bar e ho pagato, cioè cosa vado là, pago. E invece lui è andato dal primo che mangiava, gli ha levato il bicchiere d'acqua e ha avuto più, diciamo, è stato più veloce di me, quindi si è meritato la vittoria. A confronto nella serata realizzata presso il Crown Plaza Hotel di Verona, consorzi, associazioni e organizzazioni. Un viaggio attraverso le eccellenze agroalimentari pugliesi, apprezzato grazie alla degustazione guidata dagli esperti dell'AES Puglia.
Proposta innovativa perché con questa caccia al tesoro all'interno del centro storico di Verona, con la ricerca di elementi comuni tra la Puglia e Verona, sono riusciti a produrre un po' di entusiasmo e a valorizzare, diciamo, le nostre peculiarità. La serata, diciamo, si è conclusa con questa degustazione che rappresenta anche un elemento fondamentale di confronto anche con i rappresentanti dell'AIS di altre regioni, e speriamo sia il punto di partenza di una rete che finalmente le associazioni stanno facendo tra di loro nell'interesse comune di promuovere i nostri prodotti. A portare i sapori di Puglia nel cuore della città scaligera anche i sommelier del vino di Fondazione Italiana Sommelier. Un grande evento fuori salone tra vino, gusto, arte e territorio nel salotto veronese di Piazza delle Erbe. Nel cuore della città, in occasione di Vinitaly, in scena Vini in Puglia, appuntamento organizzato dalla Fondazione Italiana Sommelier Puglia. Ad accogliere le eccellenze agroalimentari pugliesi, Palazzo Maffei, gioiello di epoca seicentesca. La Regione Puglia ha fatto sì che noi potessimo realizzare questo grande evento. Siamo a Palazzo Maffei, abbiamo la possibilità di accedere al museo di questo magnifico palazzo e con i sommelier della Fondazione Italiana Sommelier abbiamo pensato di portare la Puglia, la miglior Puglia, le grandi eccellenze di Puglia, tra cui i vini del Movimento Turismo del Vino di Puglia, il mercatino del gusto con tutte le eccellenze gastronomiche che la nostra terra produce, e l'abbiamo fatto anche con quel grande senso di bellezza che ci appartiene. Abbiamo deciso quest'anno di lavorare anche nell'ambito della promozione dei nostri prodotti e del nostro vino mediante questo evento fuori salone, valorizzando un palazzo storico di Verona al fine di consentire la pubblicizzazione dei nostri del vino mediante presentazioni mirate appunto a questa finalità. Degustazioni ma anche riflessioni sul futuro del settore nel salotto di Vini in Puglia. Emerge sempre più forte il legame tra enogastronomia e turismo. Gli ultimi dati dell'European Travel Commission ci mostrano come nelle intenzioni di viaggio dei prossimi 6 mesi a livello europeo in generale e al vertice delle esperienze più interessanti si trova il vivere i paesaggi e gli spazi aperti e vivere esperienze enogastronomiche. I turisti italiani amano svolgere esperienze enogastronomiche in Italia in prevalenza e considerano la Puglia una delle mete più gradite da questo punto di vista. Nell'occasione è presentato anche il nuovo progetto di Incoming Eno Evo Puglia per un'esperienza davvero unica. È un progetto che porterà nel mese di ottobre i più grandi influencer e giornalisti enogastronomici in Puglia in un tour che durerà 3 giorni, proprio per sensibilizzare, per dare visibilità a quella grande produzione che noi abbiamo in terra nostra, in terra di Puglia, in un periodo in cui si lega il termine della vendemmia e l'inizio della campagna olearia nuova. L'importanza dell'aggregazione in un comparto come quello vitivinicolo è testimoniata da strutture come il Consorzio di Tutela Vini DOP Salice Salentino. Tante le novità presentate nell'edizione 2023 del Vinitaly. La produzione di qualità del Salento vitivinicolo alla 55esima edizione di Vinitaly con il Consorzio di Tutela dei Vini DOP Salice Salentino. La Kermesse internazionale ha permesso di raccontare l'eccellenza vitivinicola del territorio ad un pubblico di esperti ed appassionati.
Noi rappresentiamo l'area che sta a metà strada tra lo Ionio e l'Adriatico, rappresentiamo 7 comuni, 4 della provincia di Lecce e 3 della provincia di Brindisi. È un areale altamente vocato, leggermente collinoso, che produce, come la nostra storia da sempre, dei grandi Negramaro che poi sono alla base della nostra bottiglia, Negramaro e Malvasia. Quanti soci conta il consorzio? Il consorzio ha un fortissimo radicamento territoriale, siamo 1785 soci agricoltori, 41 imbottigliatori e 57 cantine che trasformano l'uva di questi nostri agricoltori. Tra le attività proposte dal Consorzio di Tutela Vinitaly, 3 masterclass dedicate alla denominazione guidate dal miglior sommelier d'Italia 2022. Possiamo partire dal Salice Salentino Rosato, un'espressione fresca, fine, versatile quasi, che si può abbinare sia a piatti di terra sia a piatti di mare. Salice Salentino Rosso, questo blend di Negromaro e di Malvasia che può essere vinificato sia in acciaio che in legno, e poi l'espressione più longeva quasi, quella del Rosso Riserva, che prevede un affinamento, una maturazione minima di 24 mesi prima di essere immessa sul commercio. Attenzione riservata ai giovani. La formazione alla base della cultura del bere di qualità. Abbiamo deciso di promuovere la qualità del vino, la qualità della nostra cultura e il nostro territorio tramite lezioni che facciamo presso i licei, presso gli istituti anche di formazione superiore, per insegnare ai giovani cosa rappresenta il vino per la nostra cultura e per il nostro territorio. Vino e territorio si fondono in un unicum che potrà essere apprezzato grazie anche all'attività di incoming rivolte ai giornalisti. Nei prossimi mesi stiamo organizzando degli incoming con i giornalisti specializzati del settore. Verranno da tutta Europa, verranno a visitare le nostre cantine sia per assaggiare i vini ma anche per conoscere la nostra cultura. Importanti attività di promozione, formazione e innovazione realizzate con il contributo del MASAF. Ai sensi del decreto direttoriale 553922 del 28 ottobre 2022, che fanno parte di un percorso che pone al centro il territorio e la sua espressione più significativa. Tra le realtà imprenditoriali più antiche che insistono nella zona storica del Salice Salentino, Cantina San Donaci. Accrescimento della qualità e cura di tutti gli elementi della filiera produttiva, le leve della cooperativa salentina. Eccellenza nel territorio, presente alla 55esima edizione del Vinitaly, Cantina San Donaci è stata fondata nel 1933. Una storia di successo che oggi vede coinvolti circa 300 soci e quest'anno spegne le 90 candeline. Sì, ma per riaccendere con molto piacere e con orgoglio la 91esima. Questa è una cantina che sicuramente attraverso il suo patrimonio in termini di storia, di radici, è rappresentativa di un territorio, di un bacino che è quello del Negramaro, del Grande Salento e quindi del Negramaro del Salice Salentino DOC. Il Negramaro è reputato il vitigno più importante all'interno di una gamma ampia e di qualità. Gli altri vitigni autoctoni sono Primitivo, Malvasia Nera, no? Ma si è fatto e si sta facendo, si sta continuando a fare un lavoro anche di recupero di vitigni in via di estinzione. In questa direzione noi abbiamo lavorato negli ultimi anni e abbiamo recuperato un vitigno autoctono, il Sosumaniello. Oggi apprezzato vino sia come rosato che come rosso dai nostri consumatori, significa che l'averci creduto ci ha dato ragione.
Al Vinitaly 2023 non mancano le novità della cantina, con una proposta che si rivolge alla clientela valorizzando i vitigni autoctoni, tra i quali il Sussumaniello, innovazione nel rispetto della tradizione. È una nuova linea assina che si porta dentro, diciamo, il Sussumaniello rosso e rosato e altri prodotti che sono il primitivo, sì, ma è un rosato e un primitivo rosato, no? E anche il rosso, no? Come Negramaro. Un autorevole punto di riferimento dell'enologia italiana che assicura un'alta qualità del prodotto grazie alla cura e alla passione che parte dal vigneto e arriva fino al consumatore finale. Noi siamo anche, diciamo, produttori primari, nel senso che come cantina curiamo personalmente un numero significativo di ettari di vigneto, proprio perché vogliamo non solo assistere e curare i nostri soci produttori, i conferenti, ma farlo anche direttamente, perché vogliamo essere protagonisti dall'inizio alla fine, cioè dalla pianta, dalla terra alla tavola. Dire Manduria per gli amanti del vino equivale a dire primitivo. E proprio nella cittadina in provincia di Taranto l'impegno dei produttori ha permesso di conquistare, ad uno dei vitigni più rappresentativi della regione, i palati più raffinati. Ettari di vigna, per metà ancora allevata con il tradizionale sistema ad alberello, e 350 artigiani del vino che si possono fregiare dell'appellativo maestri in primitivo. Sono questi i numeri della cantina produttori di Manduria. Cantina produttori di Manduria è la più vecchia cantina in attività del territorio pugliese. È sorta per l'esigenza da parte di alcuni agricoltori del territorio che decisero in un primo momento di mettere insieme le proprie forze affinché si potesse fare cartello per vendere il prodotto che ognuno di loro produceva in stabilimenti propri, quindi la parte finale delle attività, la commercializzazione. E capirono dopo un po' di tempo che era il caso che concentrassero addirittura la produzione, quindi uno stabilimento nel quale confluivano tutte le attività di produzione del vino e quindi alla fine di commercializzazione dello stesso. Ad oggi quanti soci conta la cantina? Ad oggi conta poco più di 300 soci che conferiscono da circa 900 ettari di vigneto. L'80% dei vigneti sono comunque di primitivo di Manduria. Tra le novità presentate a Vinitaly 2023, un primitivo accattivante, Electric B. Un vino realizzato con un'attenzione particolare alla sostenibilità, con un'etichetta moderna e che può essere servito anche fresco. È un vino che è legato a un tema a cui noi teniamo tantissimo, che è la sostenibilità. Infatti l'Electric B abbiamo utilizzato quello che è un po' uno dei simboli per antonomasia della sostenibilità, cioè l'ape. Elettrica in questo caso, dando un po' un leggero shock anche per la sua veste. Abbiamo utilizzato una bottiglia leggera, utilizzato un tappo a vite, una soluzione abbastanza inusuale soprattutto per il mercato italiano, all'estero è largamente accettata e diffusa, e quindi presentiamo per la prima volta un primitivo un po' più accattivante e che gioca su note differenti, più fresche e più giovani. La salvaguardia di un'antica tradizione vitivinicola, in abbinamento con le moderne tecniche agronomiche ed enologiche, permette di offrire al consumatore finale alta qualità al giusto prezzo.
tutte le attività di promozione e valorizzazione messe in campo dalla cantina produttori di Manduria. Come sempre non possiamo mancare a questa kermesse, non solo da un punto di vista istituzionale, ma anche per le tante cose belle che abbiamo da comunicare. L'azienda è un'azienda storica, ormai sono 91 anni presenti sul nostro territorio, nuove etichette, conferma per le vecchie etichette ma nuove annate, e poi sempre le tante proposte in cantina, e vale a dire l'enoturismo, con oltre 10.000 persone che da tutto il mondo ci raggiungono per poter degustare i nostri vini, ma specialmente visitare l'affascinante Museo della Civiltà del Vino Primitivo nelle cisterne ipogee. E poi cos'altro? Seguiteci anche con i programmi delle Donne del Vino, la cantina è associata, ma anche seguiteci sulle pagine Instagram per poter apprendere tutte le varie novità e i vari eventi che propongono le Donne del Vino di Puglia. Il rilancio dell'agricoltura salentina, colpita dal dramma della xylella fastidiosa, è stato uno dei temi più importanti snocciolati durante la manifestazione per eccellenza dedicata al mondo del vino. I dettagli nel servizio. Ripensare e rilanciare un territorio martoriato dalla xylella fastidiosa, valorizzando e promuovendo due eccellenze della filiera agroalimentare pugliese, l'olio extravergine di oliva e il vino. Il Vinitaly ha rappresentato l'occasione per presentare nella sala incontri dell'area istituzionale della Regione Puglia Radici Virtuose, il programma triennale avviato dal distretto agroalimentare Ionico Salentino, finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. È un contratto di distretto a valere sul bando in area xylella finanziato dal MASAF, è il secondo programma finanziato, che è costituito da 46 milioni di investimenti, prevalentemente aziende che migliorano la loro attività, la innovano e diversificando dall'olivicoltura, e che è caratterizzato dall'avere una misura trasversale, che è un programma di promozione chiamato appunto Radici Virtuose. E il Salento è stato sfregiato e terribilmente ferito da questa piaga biblica qual è la xylella. Oggi ha bisogno di costruire un'immagine nuova. Allora, un intervento di promozione in cui beneficiari sono i consorsi di tutela del vino e dell'olio, i GP Olio di Puglia, Primitivo, Brindisi e Salice Salentino, e insieme cercheranno di traguardare un Salento che si propone come terra nuovamente ospitale, nuovamente bella. Una collaborazione che ha dato vita a importanti iniziative di divulgazione, promozione e informazione. Tutta una serie di attività in Italia e all'estero, road show, cene a tema, tanta diffusione anche per propagandare appunto le qualità delle nostre produzioni agroalimentari. A essere coinvolti chef, giornalisti e opinion leader per diffondere le caratteristiche di questi prodotti, ambasciatori della salentinità nel mondo. L'agricoltura ionico-salentina come guarda al futuro? Guarda al futuro presentando un modo di vivere che possa essere attrattivo nei confronti dei salentini stessi, ma dei pugliesi, ma anche dei turisti e di tanta gente che sta fuori d'Italia. Quindi propagandare un modo di vivere, un modo di mangiare bene, un modo di stare bene insieme, un modo di vivere in un territorio che sia sano, bello, pulito, ospitale. Vino e olio, un intreccio antico che assume un significato particolare in una regione come la Puglia, prima produttrice italiana dell'oro verde e in prima linea nella realizzazione di interventi di tutela, promozione e valorizzazione di uno dei prodotti simbolo della dieta mediterranea, l'olio extravergine d'oliva. Sentiamo.
Vinitaly significa anche Sole Agrifood, il salone internazionale dell'agroalimentare di qualità, una vetrina imprescindibile per l'olio extravergine d'oliva. Durante la seconda giornata della Kermesse, in scena la premiazione della quarta edizione del concorso nazionale Premio Mastro d'Oro, ideato alla luce dell'impegno profuso dall'Associazione Italiana Frantoiani Oleari e AFP Frantoiani di Puglia nel promuovere la legge regionale con cui è stato istituito l'albo regionale dei Mastri Oleari. Poi per lei il premio a cui tiene molto, visto che l'ha vinto 12 mesi fa. Sì, diciamo che è un premio prestigioso per il Mastro Oleari, perché questo premio Mastro d'Oro, la statuetta di bronzo, riconosce alle personalità che si sono attivate nel cercare di valorizzare questa categoria. Oggi abbiamo l'albo dei Mastri Oleari e l'associazione, sia l'associazione dei Frantoiani di Puglia, l'AIFO, l'associazione madre nazionale, e con l'associazione dei Mastri Oleari, l'Università di Bari, hanno voluto proprio premiare all'atre del premio del concorso sugli oli, che è riservato solo ai frantoiani, la figura del Mastro Oleario, che si è distinto per le varie attività per migliorare un po' il percorso. La quarta edizione del Mastro d'Oro è stata appannaggio di Giampaolo Sodano, premiato per la qualità e per l'impegno profuso per il settore. Malgrado questi problemi gravi della produzione di olio, il premio dimostra che non si abbassa la guardia sulla qualità. Gli artigiani dell'olio continuano a fare poco o molto che sia un olio straordinario, che non ha competitori. Un impegno che guarda al futuro puntando sulla qualità e sul coinvolgimento delle nuove generazioni in un comparto attento alla sostenibilità. Ma il nocciolo di Sansa, le foglie, l'acqua di vegetazione sono degli ammendanti e sono dei comburenti unici nel loro genere che portano a un riutilizzo totale anche di quei sottoprodotti di origine olearia. La Regione Puglia ha presentato a Verona le eccellenze del comparto ittico e le strategie per la valorizzazione dei prodotti del mare e della filiera agroalimentare regionale. Le eccellenze del comparto ittico regionale sono state al centro del fuorisalone Puglia Fish and Wine, tenutosi al Circolo Ufficiali di Castelvecchio in concomitanza con Vinitaly. Valorizzare l'elevata qualità e la freschezza dei prodotti ittici pugliesi, l'obiettivo del lavoro di integrazione con la filiera agroalimentare messo in campo dalla Regione Puglia. Questa è una delle sfide che il nostro Dipartimento sta ponendo in essere, e l'attività del Vinitaly è stata un'occasione per cominciare a fare questa attività di incrocio tra i due settori produttivi molto importanti, quello del vino e quello del pescato. L'evento di stasera è il punto di partenza di una serie di azioni che porremo in essere sia mediante attività di comunicazione e di promozione, ma anche tenteremo di accedere, di predisporre dei bandi che consentano appunto l'erogazione di contributi in forma integrata. La pesca artigianale delle acque del Mar Ionio e Adriatico, il ruolo dei parchi costieri e nuovi progetti di tutela sono alcuni degli argomenti trattati nel corso dell'incontro promosso da Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in collaborazione con FCON Cooperative Puglia, Pescagri CIA, Federpesca, Associazione Italiana Sommelier Puglia e Made in Carcere. Più a volte si parla della pesca come una cenerentola, ma il MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole, a tutto insieme, all'agricoltura e la pesca. Perciò noi dobbiamo pensare a questi due settori vicini, insieme, interscambiabili e anche che si compensano, perché quando noi parliamo di una filiera
parliamo dal pescatore al trasformatore, ma in quella filiera c'è posto anche per l'agroalimentare e per l'agricoltura. Il comparto ittico pugliese conta 2.200 operatori, un fatturato di oltre 350 milioni di euro, pari al 18% della produzione nazionale, e una flotta peschereccia di 1.500 imbarcazioni dislocate su 7 compartimenti marittimi. Abbiamo numeri importantissimi, adesso dobbiamo essere bravi anche a valorizzare il lavoro di queste imprese anche attraverso i fondi che la Regione, attraverso il Ministero, ci mette a disposizione, affinché le imprese si innovino per riuscire a portare sulle tavole un prodotto quasi pronto. L'iniziativa In Terra Scaligera ha permesso a stampa e addetti ai lavori di apprezzare anche la cucina di pesce pugliese, abbinata a vini e a prodotti del territorio, elementi identitari e distintivi della cultura regionale. La Puglia è una regione che ha una lunga superficie costiera, una grande tradizione di pesca e poi anche è una terra del vino, è una vigna che si estende praticamente dal Salento fino a Capitanata, sia pure con delle peculiarità territoriali. Per cui le opportunità di abbinamento sono infinite. In Puglia, quando si parla di pesce, quindi chiaramente abbiamo una varietà straordinaria e adesso anche con grande piacere abbiamo una buona anche acquacoltura. Infatti nel Gargano abbiamo una bella produzione di questa ombrina Corba Rossa, che infatti stasera abbiamo anche fatto assaggiare, grande qualità, naturalmente grande risalto alla cucina sana, al cibo sano. Questo speciale, interamente dedicato alla partecipazione della Puglia del vino e dell'agroalimentare di qualità alla 55esima edizione di Vinitaly, termina qui. Vi aspetto come al solito tra 15 giorni con la nuova puntata. Intanto vi ricordo che potrete rivedere questa sui nostri canali dedicati di Facebook e YouTube. A presto!